Da tempo è guasto, ma oltre a non essere funzionante, sembra essere diventato un covo per i tossicodipendenti. È il bagno pubblico a pagamento che si trova a ridosso del parcheggio Eden ad Arezzo. Un cartello con la scritta guasto fa capire come il servizio non funzioni, solo che qualcuno è riuscito a forzare la porta che è rimasta aperta. All'interno diverse siringhe e la scatola che le conteneva, oltre che a sporcizia di ogni tipo. Siamo in un'area centralissima, in uno dei parcheggi più utilizzati per recarsi in centro. Già in città scarseggiano i bagni pubblici, se poi non funzionano e si lasciano in queste condizioni, è molto difficile essere definita una città decorosa e accogliente. E a proposito di siringhe, ecco la situazione documentata da una telespettatrice in zona meridiana, dove da tempo episodi di questo tipo si stanno ripetendo con una certa frequenza. Siringhe lasciate abbandonate e sporcizia di ogni tipo.